Le nubi di cui parliamo in questo video sono quelle nubi accessorie che rendono fotogenico un temporale e soprattutto che ci permettono di capire di che tipo di temporale si tratta e di comprenderne il grado di sviluppo e la possibile evoluzione. La shelf cloud, o nube a mensola, si trova nella parte anteriore di un temporale e precede i rovesci di pioggia e grandine. Si presenta appunto proprio con questa forma a scaffale più o meno arcuata sul bordo avanzante della nube temporalesca, mentre vista leggermente di lato ha una forma a cuneo. La shelf cloud si forma grazie al vento freddo che esce dal temporale, il quale solleva l'aria più calda che si trova in prossimità del suolo davanti al temporale. Quest'aria sollevandosi condensa e prende la forma della shelf cloud. La forma della shelf cloud ci può dire molto sia sulle condizioni termodinamiche di partenza che sull'intensità del temporale. In genere, infatti, quando l'aria nei bassi strati davanti alla cella non è molto umida, la base della shelf è piuttosto alta e la nube ha questo aspetto un po' sottile. Quando invece l'aria di partenza è particolarmente ricca di umidità, la base della shelf si abbassa, tanto che da una certa distanza può sembrare che parta direttamente dal suolo. Inoltre, se il temporale è molto intenso e quindi le correnti di updraft e downdraft al suo interno sono molto potenti, la shelf cloud prende questo aspetto turbolento, con diversi brandelli di nube che condensano e si muovono sotto la sua base. La shelf cloud in sé non porta fenomeni particolari, però la zona in prossimità dei rovesci è quella in cui più frequentemente si scaricano i fulmini nube-suolo, quindi al passaggio della shelf cloud occhio a stare all'aperto anche se non sta ancora piovendo. I brandelli di nube che vediamo sotto la base della shelf si chiamano fractus o scud clouds e si formano per condensazione dell'aria in zone caratterizzate da forte turbolenza, quindi si possono trovare nelle vicinanze dei rovesci, come in questo caso, oppure nelle aree in cui il temporale aspira aria dall'esterno. Come facciamo a capire se i fractus sono collegati a inflow, quindi aria che entra nel cumulo nembo, oppure ad outflow, quindi a una corrente che è in uscita dal temporale? È osservando attentamente il loro movimento. Infatti, nel caso in cui i fractus siano collegati ad outflow, come i fractus sotto una shelf cloud, questi tenderanno ad allontanarsi dalla nube, mentre nel secondo caso, quando sono associati a una corrente di inflow, i fractus tenderanno a salire e unirsi alla base del cumulo nembo. In alcuni casi i fractus possono anche essere in rotazione, e qui lo notiamo perché quelli più vicini a noi vanno verso destra, mentre quelli più lontani vanno verso sinistra. Questo vuol dire che molto probabilmente ci troviamo davanti a un mesociclone e questi sono i mattoni che stanno andando a formare una wall cloud. Nella parte inferiore e posteriore della shelf cloud ci sono delle formazioni nuvolose molto spettacolari chiamate whale's mouth o nubi a bocca di balena. Quando la shelf ci passa da sopra, prima di essere investiti in pieno dai rovesci, possiamo notare un cielo molto turbolento con queste nubi molto tormentate che corrono velocissime nella direzione dei venti in uscita dal temporale. Questi due aspetti così diversi della shelf cloud sono dovuti al fatto che nella parte anteriore l'aria calda liscia, plasma e leviga la nube, mentre nella parte posteriore l'outflow esce con forza e turbolenza dal temporale, spezzando la nube. Simile alla shelf cloud è la roll cloud o nube a rullo. Questa però, a sua differenza, non è collegata alla base del temporale. La roll cloud infatti letteralmente rotola in avanti spinta dai venti che escono dalla cella temporalesca. Può anche precedere di un bel pezzo il temporale che l'ha generata, il quale può a sua volta avere anche una shelf cloud. Addirittura a volte la roll cloud continua ad avanzare quando il temporale si è già dissolto da un pezzo. In alcuni casi poi le roll cloud si formano anche in contesti non temporaleschi, come ad esempio durante i fronti perturbati autunnali. Fermi lì! Vi vedo, eh! Vi vedo che state per scrivere che uso troppi termini inglesi. Avete ragione, ma io non lo faccio perché sono cattivo o perché odio la lingua italiana. È solo che alcuni non hanno una vera e propria traduzione in italiano e quelli che ce l'hanno semplicemente non li usa nessuno.
Non sentirete mai un appassionato o un esperto di temporali parlare di abbassamento o di nube a muro e nube a coda. Li sentirete sempre parlare di lowering, wall cloud e tail cloud. Quindi io lo faccio per rendervi anche la vita più facile, perché se vi imbatterete ancora in questi termini, che si usano molto di più di quelli in italiano, li capirete subito. Ok, possiamo riprendere col video. Il lowering è una nube accessoria che si presenta come un abbassamento sotto la base del temporale e che individua la zona in cui è presente un updraft abbastanza intenso. Non tutti i temporali hanno un lowering e gli stessi lowering possono presentarsi in conformazioni diverse. Possono essere ad esempio irregolari e di dimensioni ridotte, come vediamo in questo esempio, oppure più estesi e compatti come quello di questa immagine. Questo poi ha anche un'altra caratteristica particolare. Vedete quella specie di coda che si allunga all'estremità destra del lowering? Quella si chiama inflow tail e si forma nella zona in cui il vento di inflow entra nella nube. Una caratteristica comune di tutti i lowering comunque è quella di avere una base più bassa rispetto a quella del cumulonimbo che li genera. Questo abbassamento avviene principalmente perché nell'area di un updraft intenso il temporale aspira sia aria calda dall'esterno che parte dell'aria umida delle precipitazioni. Quest'ultima condensa una quota inferiore perché l'aria più fredda può contenere un minore quantitativo di vapore acqueo. Ma questo non vi ricorda qualcosa, tipo la formazione della wall cloud nelle supercelle? Bene, se vi è venuto in mente proprio quell'esempio, non vi siete affatto sbagliati, perché la wall cloud non è altro che un particolare tipo di lowering che si forma al di sotto di un mesociclone. La wall cloud, o nube a muro, non spunta in una zona a caso del cumulonimbo, come succede per gli altri lowering, ma ponendo che la supercella si muova da ovest verso est, questa verrà a trovarsi sempre nella zona sudorientale del temporale, proprio sotto la base del mesociclone. In questa zona sono presenti fortissimi moti ascendenti, per cui in genere non si verificano precipitazioni, anche se a volte, e te pareva, qualche chicco di grandine grossa riesce a farsi strada attraverso le correnti ascensionali, ma solo se ci passi sotto con la macchina nuova. Ma che oh! Come sappiamo, la wall cloud ruota assieme a tutta la struttura del cumulonimbo e al di sotto di essa può formarsi il tornado. La coda della wall cloud, che pesca aria umida dai rovesci, è la tail cloud. A differenza delle inflow tail, che possono essere presenti in ogni punto in cui il temporale aspira aria dall'esterno, la tail cloud può essere solo collegata a una wall cloud e può aspirare aria solamente dalle precipitazioni in una supercella. Ottimamente ottimo. Ok, adesso vediamo una serie di nubi che, invece che stare alla base del cumulonimbo, stanno tutte nella parte alta del temporale. Le nubi Mammatus si trovano nel bordo inferiore dell'incudine e prendono la forma di tante piccole gobbe che protrudono verso il basso dalla stessa incudine. Sono formate da tanti piccoli rovesci di pioggia che evaporano poco dopo essere usciti dalla nube. Si possono vedere prima dell'arrivo del temporale oppure dopo il suo passaggio. I knuckles invece sono delle protuberanze che si possono vedere alla sommità degli updraft più potenti, di solito nella parte sopravvento dell'incudine. Sono formati dalle diverse forti spinte della corrente ascensionale, che causano una rapida espansione dell'updraft. Di solito più ce ne sono, più il temporale è intenso. Sempre alla sommità del cumulonimbo si trova l'overshooting top. Si tratta di una sorta di cupola al di sopra del livello dell'incudine, che si forma quando un updraft molto violento riesce a sfondare la tropopausa, entrando nella stratosfera per qualche centinaio di metri per poi ricadere alla quota dell'incudine. La presenza di overshooting top e knuckles in genere indica che la cella in questione molto probabilmente sta producendo grandine di dimensioni importanti, mentre la presenza delle sole Mammatus non ha alcuna correlazione con l'intensità del temporale. Infine abbiamo il Pileus. Questa soffice nube a forma di cappello si forma nel momento in cui un cumulonimbo in rapida crescita riesce a bucare uno strato di aria più stabile. Proprio quest'aria, venendo sollevata forzatamente, condensa, andando a incappucciare per breve tempo la sommità del cumulonimbo.
In poche decine di secondi il Pileus si dissolve e la nube temporalesca prosegue poi la sua spinta verso l'alto. Molto bene, allora, ovviamente se avete delle domande, se avete delle curiosità, se ci sono delle cose che volete sapere su queste nubi accessorie, qui sotto ci sono i commenti, potete scrivere tutto quello che volete, farci tutte le domande che volete, noi vi risponderemo sempre. Poi, se il video vi è piaciuto lasciateci un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Altro non ho da dire, ho solo da smontare tutto questo coso che vedete attorno a me.